Questo secondo me non è granché, più che altro a zero. Oh! Sì! Vediamo. Manafi. Oh madre, Manafi è bannato e quello legit, ragazzi, che non mi ricordo mai. È bannata Manafi, giusto? È Fion quello legit. Giusto, quindi prendo Miss Maggio su Tyrog, penso. Sacred Fire Charge Beam. Non è brutto. Giuro che me li confondo sempre, bella Mario. Vacation Plans. Non impara mosse. Tanto mettiamo i punti del lab. Sarebbe da provare un Evoran qua, no? Ho capito raga, però non ho mosse. Merda, non ci credo che ho trovato mai Tiena qua. Stai scherzando, bro? Porco Dio, ho trovato mai Tiena qua. Maremma Maiala, bro. Che fucking robbery, mai Tiena qua. Io delle evoluzioni ho fatto solo una carta, mi pare. Manafi. Godzilla di Eminem, caro, la canzone. Ti manca buio e dopo buio burn, le devi fare in ordine, Monfrey. Mi manca sia buio che da 200 punti, sia buio burn. Cioè, buio fuoco. Sì, sì, buio mi manca ancora, sono uno dei pochi che non ho fatto la buio. Tecnicamente prima o poi la dovremmo fare. Tecnicamente poi. In pratica la questione è diversa, però tecnicamente prima o poi la dovremmo fare. Rimperior. Lo provo, raga, giusto perché probabilmente è più veloce di noi. Lo provo, giusto perché tecnicamente è più veloce di noi. Lo so che è 2x4. Merda. Oh, non è brutto. Però almeno 28 di speed, vedi qual è il discorso. Quindi dovrebbe fuggire da tutto, più o meno. È anche terribile, ti dico. Molti HP, però. Cosa fa pure Tangled Fit? Non è neanche male, se non erro. Oh. Ma ti dico, non è terribile sta roba. Troppo veloce, probabilmente. Scalta. Più che altro il typing non è granché. È troppo veloce, probabilmente. Questo secondo me non è granché. Più che altro a zero. Sì! Porco Dio! Godo, porco Dio! Succa poli di merda, coglione! Succhia cazzi di un poli! Oh, succhia cazzi di un poli, Godo! Me la volevi grittare? Adesso andiamo a trovare anche Ondum e Ondor. Buono essersela sbloccata qua. Perché questa non la faranno tutti, cazzo, di trovare Ondum e Ondor qua. Succhia maroni di un poli. Capo calma, capo calma. Oh, togliamoci ste carte di merda. Guardate che il buio qua non è scontato farlo, anche solo, eh. Cioè, socio, il buio sono 5 Pokémon. Sono Pokiena, Mike Tiena, Absol, Darkrai, Umbreon, eh. Cioè, non è. Se trovavo ora Ondom che non valeva, tiravo giù una bestemmia che la sentivano pure in Bolivia, porco Gesù, bro. Ma qua ho già catturato, è vero? È a 2x4 sto Imperior di merda. Possiamo catturare solo qua, raga. Sanflora. Ora proviamo a trastare questo. La natura sarebbe stata... Oh, buona la... La natura sarebbe stato buono al contrario, no? Tanto scaltiamo 5 Pokémon. Regist il mio fratello. Beh, incredibile che ci sono tutti tranne Raikou, bro. Vergognoso. Mamma mia, vergognoso, bro.
Abbiamo la Candy, è vero? Abbiamo la Candy, cazzo, è vero? Oh, bella sta... Mamma mia, bro, molto, molto sontuosi, capo, molto sontuosi. Agroval farebbe carta dell'Evorana al primo trainer, cioè, farebbe carta al primo trainer, però tecnicamente quello lì dovremmo avere il tempo di farlo. Cioè, io scouterei un attimo, vedrei il quinto e poi deciderei. Sto malus è merda, ma la cosa positiva è che prossima settimana non lo possiamo rerollare, sto malus. Io devo ancora fare carta dello starter erba, carta del Pokémon buio fuoco, carta della... Oh, friend, ho la candy. Wait. Allora, però aspetta. Calma. È da fare. La carta dell'Evoran. Molti ho visto che le hanno già fatte quelle. Io ho solo fatto la prima. Di che BST deve essere? Non si può evolvere in un 500 più, però... Che altro se prendo quello dopo lo devo switchare dove? Sto porco di Pori non mi ha messo la cattura in la... Cioè l'hanno palese scriptata la ruota di Malus comunque, vergognoso bro. Ho capito, però raga ti prendi i punti delle Voran. Evolvendo Cleffa, eh. Però questo qua, Star Imperial qua, magari ti fa punti, bro, c'ho anche le cure. In cosa si può evolvere al massimo Clef? In un bidone, penso. Giusto. Clef, penso in un mezzo bidone, massimo. Ma vaffanculo, Edo. Porca puttana, che hai buttato lo Slowking ieri che ti ho guardato. Comunque è bellissimo. Dai, sto scherzando, era per triggerarti, buttato. Comunque è bellissimo lo skateboard del compleanno. Ho visto, ma posso chiedere dove l'ha preso? Cioè dove l'ha comprato, se si può sapere. È veramente sburo, cazzo. 200 punti. È veramente stupendo, cazzo. Ah, su eBay? Veramente bello, cazzo. Ieri ho visto la storia e ho detto... Ah, sto succando stamattina. Ho perso due volte da Brock in modo ridicolo perché non avevo cure. Lascia stare. Fai Evoran. Allora, potrei fare l'Evoran di Clef e poi in caso lo cambio nell'erba di Rimperior. Però devo un attimo... Questa Ice Fang e Thunder Punch. Non è male, ragazzi. È vero che ha 2x4, però... Anche tante resistenze. In caso poi posso prendere... In caso poi posso prendere... Il Rampardos di là, no? Anche. O sbaglio. Ma no, raga, non puoi evolvere in Porygon 2 quel bidone. Questo non ti fa 40 punti. Per far 40 punti o fa la fatica o dovrebbe pullare Brock. Dovete considerare che abbiamo varie cure, quindi la fatica... Ma qua non pensavo si potessero trovare Pokémon. Eevee, al 10% Eevee? Cosa si può evolvere Eevee? Abbiamo una stone, no. Andiamo a prendere un attimo l'item da me. Minchia, abbiamo anche la Lamberry, minchia. Secondo me questo può provare la fatica, raga. Abbiamo anche la candy da usare. Tanto la carta delle Voran non la può fare. E questo può provare la fatica. Abbiamo anche la candy. È vero che abbiamo le 4 per, però... No, Grovyle non lo prenderei, raga. Secondo me si trasta questo. Io lo trasterei, Ember.
Ho capito, però questo qua può provare la fatica, raga, anche. E Cleffa, se non lo catturiamo, devi anche mettere la chance che è bassa, ma di un Cleffa all'otto che non cattura e ti killa, eh. Cioè c'è anche quella chance lì. Secondo me questo sì, si trasta. Perché può provare a fare la fatica anche questo. È da provare. Boh, vediamo. Miss Magius l'avevamo noi, staran qua, no? Cazzo aveva Miss Magius pure. Sacred Fire, porco dio, aveva. E è morto da Brock. God, era ok. E abbiamo la Lamberry, più che altro. Che malo sai te, capo, c'è scritto. Bella Retch comunque. Vabbè, l'Electro non aveva Charge Beam, quella me la ricordo. E questo è il problema, bro. Questo mi dà XP almeno. Dai però, porco Dio, che sfiga, bro. Ma non ci sto a credere, bro. Vaffanculo, madonna. Proverei a continuare per la via della fatica, bro. Ok. Rock Polish aumenta la speed, no? Keep all moves. Oh! Wailord si becca T-Punch, no? Ok, giù uno. Allora, io posso andare a prendere gli item fuori dal bosco? Prima di fare il killer qua, che non mi ricordo. No, vero? Ah, io userei sicuramente la pozza su un selvatico. Su uno al 3. Io la pozza su uno al 3 la farei qua, C'era anche Pichu. Ah, qua non potevo catturare. La pozza su 1 al 3 la farei. Vai, proviamo. Vediamo se fa la fatica. Kabuto. Motivo del per cui non ci prendiamo i 40 punti di Cleffa, ma i 3,50 nella fatica verde. Questo è il motivo del per cui non ci prendiamo i punti safe di Cleffa, perché tocca rischiare nella vita qualche volta. Goloso, capo, goloso, 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 goloso. Si gode, cazzo, buono, fanculo, Bing Pussy. Fucking hell, bro. Boia fatica. E si gode. Dai, Edo, fatti scriptare un altro Shedinja. Il giorno del compleanno. Embarrassing, bro. Embarrassing. Buono. Molto bene, molto bene, molto bene. Molto bene, bro. I punti di Cleffa si riprendono le pussy. Grande Star Imperior, trastato. Molto bene, capo.
Oh, fatemi cambiare la song, però. Andiamo di... Gran pezzato questo. Com'è andata la Weekend League? L'hai giocata? Edo? Perché ieri ho visto che poi dopo ti eri messo a fare il gioco delle Olimpiadi 2020, tipo. Mi sono perso, hai fatto la... Come si dice, la Weekend League o meno? Io l'ho droppata dopo 10 giorni FIFA quest'anno, cioè... Gonna be honest. Che fatica era quella di non andarsi a curare al centro Pokémon durante la tutta la... Weekend League odiata e respinta. No, io l'ho abbandonato dopo una decina di giorni FIFA. Ho provato 10 anni, era 10 anni che non ci giocavo, quest'anno l'ho preso, ho spacchettato un attimo, ma non... Boh, non è il tipo di gioco che mi piace più. Non è più affine a me. Zitto, Gabon. Cioè, è successa una roba incredibile, ragazzi. L'ho raccontata tipo ieri, stavamo facendo la challenge su Fire Red, che dopo volevo continuare. Cioè, praticamente, è una roba assurda. Ho detto, ma che cazzo? Il mondo è piccolo. Allora, sostanzialmente c'è Infamia, che è il mio mod di Poli, anche così, che insegna in una scuola, ok? E praticamente Gabon è andato da Infamia a scuola dicendo, ma tu sei l'Infamia del gruppo del Vez? Cioè, sono 2 docenti della stessa scuola superiore che mi seguono. Cioè, sono rimasto allucinato. Sono rimasto allucinato. Gli ha chiesto, ma sei l'Infamia del gruppo del Vez? Poi gli ho detto, che cazzo? Cioè, praticamente 2 docenti della stessa scuola che mi seguono. Che insegnamenti possono dare i ragazzi? Non lo so. Ci sono rimasto così, tipo, venerdì. Ho detto, boh. Boh. Cioè, vedi, quando ti dici che sta live non è didattica, vuoi dire che è seguita da docenti, effettivamente, capito? Boh, ci sono rimasto veramente. La più che altro ha detto che gli è andato prima, tu sei l'Infamia del gruppo del Vez. Cioè, proprio, capito? I docenti che parlano con questa, con questo, boh, sì. Ma quali insegnamenti? Di certo un'educazione matuba. A fare le mod nuove per fare oggi pomeriggio, dopo contatto il grafico. Oltretutto oggi mi becco con dei miei amici che non vedo da un secolo, perché sono tornato a Bologna ora dopo 1 mese e mezzo. E quindi sono carico, perché voglio un po' di rivedere i ragazzi. Agissimo capo, immagina quanta gente ha imparato a bestemmiare con te. Ma infatti Amnesia, che è il mio mod che ha butto il figlio ormai da 8 mesi, 9 mesi, guarda sempre il live con me. E ha detto, minchia. Penso se il preside viene a sapere sta roba. E non hai la sub, però te sì. Però te non hai la sub, Gabon. Infamia ce l'ha la sub. Infamia mi è venuta a trovare anche a Voghera 2 weekend di fila, che abbiamo spacchettato Pokémon e siamo andati a bere. Infamia. Ho fatto 3 ore di treno per venirmi a trovare 2 weekend di fila, Infamia. Grande uomo, cazzo. Adesso ha detto che ora, oggi ero occupato perché cioè, è andata la tipa a trovarlo fino a mercoledì. Quasi quasi torna a scuola, zio cane. Ah, io la 4ª e la 5ª superiore me le rifarei domani, troppo belle. Ma volentieri, possiamo anche andare in Monelli a berci una birra stasera, Ciopo. Ti dico, sono qua in zona. Tanto te sei lì a Castello, no? Se vuoi venire, scrivimi, bro. Se c'è qualcuno della zona di San Lazzaro, Castel San Pietro, altro, ci possiamo beccare a bere ora che sono qua a Bologna. Se volete, si va in Monelli una sera e via. Ci divertiamo. Quando volete. O faccio Bubble Beam, però ho paura che non sciotti, bro. Dell'altro ho paura delle mosse di contatto, quindi. Che pezzato, madonna, questo. Lo so, Ricky, ma guarda che la roba di Ago con la Mercedes e tutto me l'aveva già detta tempo fa, me. Però mi aveva chiesto di non dire in live nulla, ne avevamo già parlato, Che due maroni, porco Dio, però. Cioè... minchia, che palle, però.
Non volevo usare la cura, però. Che coglioni, bro, sta roba. Porco Dio, cioè. Ah! Lo tanco un altro? Se non critta, sì. Ma non ci sto a credere, Dio cane. Madonna che sfiga, ragazzi, porco Dio però. Vergognosa sta roba, eh. Dio, svegliati! Imbecille, porco Dio! Dio cane, svegliati! Dio merda! Dio porco! Porco Dio, ma svegliati! Dio cane! Porco Gesù, bro, che coglioni! Dio stronzo! Porco Dio, cioè... 40 turni di slip con Hammer Arm che va a segno ogni volta, Dio cancaro! Porca Madonna! Che coglioni, bro! Che sfiga, guarda, ho dovuto usare tutte le cure qua, vergognoso, bro! Once again, se non ci inventavamo la fatica eravamo veramente sottoterra ora, vergognoso, bro! Ondor qua! Sì, tu burnami e poi veramente, Dio cane, ne dico una che... Un saluto al prof di religione. Chiaramente rimane uno di vita, nel dubbio. Ok. Butterfree, brutta farfalla di merda, porco Dio, l'unica farfalla che vogliamo è quella di Belen, bro. Guarda che cheat pazzesca. Ma se ci fosse giustizia, ora mi dai il full restore, mi fa fare e mi fai fare l'out of Brock, bro. Vergognoso, bro. Vergognoso, brother. Diamogli quella della parra, merda, vergognoso. Cazzo. Sto try veramente assurdo. Fammi almeno la torre, bro. Please. Mamma, non avrei usato cuore non fosse per quel pacchieriso di merda per ora, quantomeno. Molto bene. Terza torre che facciamo. Sono punti intanto, però. Grass Whistle. Ma ti dico... Over Ember? Spero che perdiamo Shedinja, però... Amnesia! Con le 10 pizze! Grazie, Amnesia! No, no! No, 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 lo spreco! Lo spreco in quel periodo lì ha pippato... Si è fatto permabannare 3 volte da Twitch per aver pippato cocaina! Ha fatto un figlio... È un VIP del mio canale, quello lì del video. Non sto scherzando. Si è fatto permare 3 volte da Twitch perché ha pippato cocaina. Ha fatto un figlio a caso e ha cambiato, penso, 5 tipe nell'anno del Covid. Cioè... Ha resabbato prima Amnesia Sprague, oltretutto. Che se è venuto qua con una roba, ha detto 2 o 3 robe un po'. Mamma mia, guarda, lascia stare. C'ho dei ricordi di quelle live dello Sprague. Che lascia stare. Porco Dio. Mamma mia, ma delle robe che... Che Barry è quella della parra. Sì, sì, ma raga, ma ne ha fatte di tutte, ma... Cioè, ma non con chissà quanti spect, altrimenti lo permavano subito. Però streamava Hearthstone, molto bravo, gioca ancora Hearthstone anche. Poi bravo, cioè, perché era completamente fuori di testa e comunque giocava bene. È pazzesco come riuscisse a giocare bene nonostante fosse sfatto, zio. Incredibile, cioè... Dobbiamo vedere se siamo able a Grass Whistle, perché... Raga, Out of Brock è quasi impossibile, però, you never know, no? Magari faccia la carta.
Ho paura che missi Sfang. Powder Snow? No, non è carta. Giuno però. T-Bunch. Muddy Water, 4 per, morto. Che palle però, bro, che sfiga, porco Dio, cioè. Onyx Ogeodude, infattibili. Che palle, sto maranza di Sneasel. Magari la missa, Maddi. Secondo me dobbiamo continuare su Thunder Punch, fare Ember. Ma vaffanculo, codio. Almeno abbiamo fatto la fatica sta run, che potevamo farle vorran con 40 punti con Clef, abbiamo fatto la fatica con Rimperior.